Il Carnevale 2015 parte con la benedizione del sole, una giornata quasi perfetta per il primo corso dei giganti di cartapesta, salutati da una grande folla arrivata sui viali a mare. Ad aprire la sfilata dei carri di prima categoria, quello di Massimo Breschi su un tema delicato come quello degli abusi sui minori. L'opera si intitola «Quello che non vorrei vedere». Per un bambino, l'adulto è un grande burattino che rallegra e protegge, ma che purtroppo a volte può mostrare una seconda faccia, quella di un mostro orrendo e crudele. Secondo carro di prima categoria a sfilare, quello del plurivincitore Alessandro Avanzini, avanti piano così indietro, con Matteo Renzi che cavalca la tartaruga del sistema Italia, allettandola con i famosi 80 euro in busta paga e illudendola di poter arrivare alle riforme. Il carro dei fratelli Cinquini è sicuramente uno di quelli che non passa inosservato. Si intitola La Grande Madre e raffigura la cancelliera tedesca Angela Merkel, severa e spietata, nell'atto di partorire i premier europei, nel nostro caso Matteo Renzi. Il carro ha già inevitabilmente attirato l'attenzione delle TV tedesche. Ecco il grande freddo di Le Bigre e Roger, con i capi di Stato di Russia, Stati Uniti e Cina, alle prese con le conseguenze dei cambiamenti climatici, ma anche con i venti di guerra fredda che sembrano ancora spirare sul mondo. Ancora un carro con Matteo Renzi è quello di Simone Politi e Priscilla Borri, reformer, con il premier nelle sembianze di un vero e proprio transformer che si batte contro gli oppositori politici e le difficoltà del paese. Lo scheletro di un grande dinosauro è il carro di Carlo Lombardi dal titolo Non ci fossilizziamo, che riprende una mascherata di gruppo di 20 anni fa dello stesso Lombardi. L'Italia può farcela a riprendersi dalla crisi, anche se ormai è ridotta ad un fossile. Un animale, stavolta vivo e vegeto e variopinto, è invece quello dei fratelli Bonetti, autori del carro Oro Bianco. È un appello contro il rischio estinzione degli elefanti, cacciati per le loro zanne d'avorio, l'oro bianco appunto. Ma l'elefante dei fratelli Bonetti simboleggia anche altri animali che rischiano di scomparire. Il protagonista del carro di Franco Malfatti, Tentazioni, è un gigantesco Pinocchio affiancato da figure spettrali che raffigurano appunto le tentazioni pericolose ma anche seducenti che ci avvicinano ogni giorno. Riempici di gioia è il titolo del carro di Fabrizio Galli all'insegna dell'ottimismo, con un pagliaccio dalle sembianze di Burlamacco che plana sul carnevale di Viareggio, mentre intorno si accendono una miriade di soli. Il carro è stato ispirato a Galli dalla nascita del nipotino Mattia. A chiudere la sfilata dei carri di prima categoria, Bella Ciao, il carro di Roberto Vannucci, che vuole raffigurare lo spettacolo Italia con tutte le sue bellezze, come in un teatro, nel 70° anniversario della liberazione del nostro paese. La sfilata è stata completata, come sempre, dai carri di seconda categoria, le mascherate e le maschere isolate, oltre che dalla musica e dall'allegria di tutti i carnevalari.